Io dono, tu doni, lei donna. Per quale motivo donna, questo titolo? Perché è un evento che nasce per celebrare la donna. La donna in tutti i suoi aspetti, in tutte le sue caratteristiche, soprattutto per ringraziarla per la sua generosità. Ok, ma per caso la simbologia con il giallo ha a che fare con il plasma, forse? Bravissimo, bravissimo. L'Avis Comunale di Monteprandone è rappresentata per il 42% da donatrici donna, un numero in aumento, come notevole. È in aumento anche la donazione di plasma. Il plasma è un costituente importante del sangue, tramite il plasma vengono prodotti farmaci plasma derivati, okay. Parliamo di albumina, parliamo di fattori per la coagulazione del sangue, parliamo di anticorpi che servono in alcune immunodeficienze acquisite e per la cura di alcune neuropatie. Quindi è fondamentale la donazione del plasma. In Italia purtroppo ancora non siamo autosufficienti, ma l'obiettivo è quello di raggiungere negli anni futuri l'autosufficienza. Per quale motivo questa attenzione proprio alla bellezza nell'interezza della donna? Esatto, praticamente questo evento va a prendere tutte le caratteristiche della donna, che va dalla bellezza all'intraprendenza, e ci saranno vari momenti in questo percorso a 360 gradi. Partirà da un talk informativo tenuto dall'Associazione Giustizia Donna, poi ci sarà un momento, un laboratorio esperienziale tenuto dall'associazione ASPIC Marche, poi ci sarà un momento dedicato ai sani stili di vita con l'ACLI Marche, in particolare con Eugenia Brega. Ci sarà poi un momento in cui si parlerà di promozione alla donazione di sangue e successivamente ci sarà appunto un beauty time dedicato alla bellissimo, bellezza della bellissimo, donna. Bellissimo. Beh, sicuramente l'Avis ha a cuore il tema donna da tanto tempo. Il fatto di vedere comunque le nostre Avis del territorio essere presenti in maniera così tangibile, così bella e così di presenza e di sostanza su un tema così importante, per noi è soltanto un vanto e una soddisfazione. Quindi è davvero molto bello vedere l'Avis di Monteprandone oggi qui insieme a queste donne che cercano di portare avanti un tema che è molto importante e molto sentito oggi, forse ancora più di ieri. Quindi davvero un grande complimenti a questa organizzazione, che vedo meravigliosa, una location piena di luci, piena di bellissime persone, quindi grazie davvero a voi per l'invito. Partecipo come presidente dell'Associazione Giustizia Donna con grande piacere a questo evento organizzato da Avis Monteprandone. È una giornata tutta al femminile e ritengo di partecipare per una giusta causa, perché con la mia associazione perseguiamo principalmente finalità di prevenzione e contrasto alla violenza maschile contro le donne. La violenza maschile contro le donne va combattuta non soltanto con l'approvazione di leggi, ma è importante una, oserei dire, rivoluzione culturale. Occorre abbattere tutti i pregiudizi e tutti gli stereotipi che pongono la donna in una posizione inferiore rispetto all'uomo, e questo evento ci darà appunto l'opportunità di confrontarci con tante donne. Ed eccoci qui con il patron di Villa Nicolai, Vincenzo Nicolai. Un ringraziamento speciale per averci ospitato in questa bellissima residenza, in questo bellissimo luogo dove davvero c'è solo, non solo storia, ma anche proprio un gran senso di attaccamento al territorio. Allora, innanzitutto buon pomeriggio e grazie a voi di aver scelto questa location per promuovere questi eventi importanti, ecco, a parte gli altri che facciamo, magari rivolti più ai matrimoni, a feste di anniversario, sì, compleanni, questo evento è importante. Appunto, la donna è praticamente, secondo me, il principio della vita. Assolutamente, assolutamente. Per cui siamo contenti e lieti. Grazie mille, grazie ancora, e spero che possa godere di questa serata, e soprattutto spero che tutti gli ospiti che accorreranno coglieranno spunti anche per approfittare per fare altri eventi personali e godere di questa bellissima cornice. Ti abbiamo l'onore di avere con noi l'ispettore Michelangeli del commissario di San Benedetto, ed è un onore averla qui con noi, soprattutto in quanto la legalità è la massima istituzione della Polizia di Stato locale. La Polizia di Stato, nell'ambito della campagna contro la violenza sulle donne, si avvale della collaborazione di associazioni e in questo caso anche Giustizia Donna. Noi siamo raggiungibili dalle persone interessate tramite vari canali, che sia il Commissariato di Polizia di San Benedetto del Tronto in via Crispi 51,
anche telefonicamente, o abbiamo una sede presso l'ospedale civile di San Benedetto del Tronto, oltre che poi le varie sedi della questura di Ascoli Piceno. Grazie, grazie. E soprattutto credo che questa importanza di vedere un'autorità come lei crei nelle donne ancora più fiducia nel sapere che sono ben volute, ben accolte e soprattutto anche tutelate in qualche modo. La peculiarità, diciamo, dell'assistenza che presta la Polizia di Stato e dell'opera della Polizia di Stato è appunto che le donne vittime di violenza non vengono mai lasciate sole anche dopo il primo intervento. Buonasera dottoressa Settembri, buonasera dottoressa Van Nicola, benvenuta a questo evento con l'associazione ASPIC. Ma sicuramente è un evento molto importante che può dare ancora più risalto al valore della donna, la donna come persona, la donna come degna di valore e di essere considerata per quello che è. L'ASPIC è un'associazione per lo sviluppo psicologico dell'individuo e della comunità con sede a San Benedetto del Tronto. Siamo un'associazione di psicologi, psicoterapeuti, abbiamo anche un'equipe multidisciplinare con psichiatri, pediatri, neuropsichiatri infantili, logopedisti e trattiamo della salute. Trattiamo sia della salutogenesi che della patogenesi. Oggi naturalmente saremo qui per parlare di benessere, infatti il nostro intervento si intitolerà l'empowerment femminile. Allora, sono molto contenta di partecipare a questo evento, innanzitutto perché si svolge qui nel mio territorio e anche perché è un onore per me poter rappresentare nel mio territorio quella che è una realtà che ho sposato in pieno, che è la realtà dell'ASPIC Psicologia Marche, quindi spero di passare una bellissima giornata, anzi sono sicura che passeremo una bellissima giornata insieme e vi ringrazio per averci ospitato. L'evento di oggi è dedicato alle donne e per le donne, appunto perché in questo periodo e comunque da un po' da molto tempo, forse da sempre, ma in questo momento in particolare si è sempre spesso si sente parlare, insomma, sì, dell'aspetto più tragico, come diciamo, dire, tragico, violento, che comunque assolutamente va raccontato. Però credo anche che siano importanti momenti come quello di oggi e per questo ringrazio il presidente dell'AVIS Marcello Fratini e la vicepresidente Katia Rossetti per aver organizzato insieme a tutti i volontari questo. E, credo che sia un momento che le donne hanno bisogno di avere e che purtroppo per tutti i carichi giornalieri che una donna ha tra diciamo, l'aspetto lavorativo, la famiglia, che è una piccola azienda. Sì, e quindi credo che sia importante sicuramente sensibilizzare e aiutare comunque le donne a prendersi i propri spazi per comunque diventare migliori. Assolutamente. Colgo l'occasione per ribadire che questo evento è stato organizzato sì con l'AVIS, ma soprattutto grazie alla sinergia e alla collaborazione dell'amministrazione, che da sempre è vicina a tutto l'associazionismo del territorio, ma in particolare abbiamo notato nel piccolo dell'AVIS comunale un certo attaccamento e questo per noi è motivo di vanto e di orgoglio. Ripeto, vi ringrazio e la vicinanza all'AVIS e a tutto il mondo dell'associazionismo è d'obbligo da parte dell'amministrazione, perché davvero senza i volontari e senza le reti associative, sì, non si potrebbe fare granché. E quindi tutte le associazioni io credo che vadano comunque sostenute quando ci sono comunque dei progetti di un certo rilievo. Assolutamente. E ci tenevo, insomma, a ringraziare nuovamente tutti i volontari dell'AVIS, io in primis, essendo donatrice anch'io, ci tengo in particolar modo. Grazie. Diciamo che siamo giunti appunto alla fine di questo evento e c'è tanta emozione perché in questi vari momenti di questo percorso a 360 gradi sulla donna appunto c'è stata tanta emozione. E io vorrei fare un ringraziamento particolare all'amministrazione comunale di Monteprandone che è sempre vicina all'AVIS,
ci sostiene. Vorrei ringraziare anche la famiglia Nicolai, la persona di Vincenzo, perché appunto ci ha accolti in questo posto in una maniera meravigliosa. Vorrei ringraziare inoltre tutti coloro che hanno partecipato a questo evento, e quindi sia gli sponsor, sia i relatori, quindi a partire da Giustizia Donna, dall'Associazione Giustizia Donna con Francesca Biancifiori, con l'ASPIC, la dottoressa Catuscia Settembri e Marta Vannicola. Vorrei ringraziare poi la Climarche, che collabora sempre con noi e stasera si è tenuto un corso di yoga con Eugenia Brega. E poi vorrei ringraziare tutti gli operatori del settore cosmetico che hanno prestato il loro servizio per appunto fare questi corner cosmetici qui a Villa Nicolai. Grazie al supporto di tutti abbiamo formato una rete. Questa rete ci aiuta a raggiungere i nostri obiettivi, cioè di fare promozione Avis e cercare in qualche modo di aiutare il prossimo, di aiutare gli altri, salvando anche delle vite. E io non posso invece che ringraziare tutte le donne che hanno partecipato, perché era un evento realizzato da donne e per le donne. Quindi tutte le ragazze che mi hanno aiutato a realizzare questo progetto, e è solo grazie a loro se poi alla fine oggi ci troviamo qui con un grande successo. Sembra che siano state tutte molto contente. E niente, tutto qua. Passo la parola a Vincenzo, sì, che ci ha ospitato in questa splendida location. Grazie. Così posso. E ringrazio l'associazione dell'Avis, ci ha fatto piacere, parlo naturalmente a nome della famiglia Nicolai, nonché a mio nome Vincenzo, della giornata, di aver accolto tutte queste donne che sono preziose nella vita di noi uomini e di tutta l'umanità. Ribadisco ancora una volta che le donne dovrebbero essere coccolate tutti i giorni. Oggi sono state coccolate grazie all'Avis e noi le vogliamo coccolare per sempre. Grazie ancora e buona serata. Grazie. Grazie mille. Al prossimo anno allora, quindi, in un altro evento. Speriamo, e confidiamo, dai, di poter continuare ad alzare l'asticella della qualità degli eventi che organizza l'Avis di Mondo Brandone. Grazie mille. Grazie.